postazioni a rischio nella sanità a Trani e a Canosa? Sicuramente, certamente no. Il rischio chiusura delle postazioni fisse medicalizzate di Canosa di Puglia e Trani viene assolutamente smentito dalla consigliera regionale Deborah Ciliento. Nelle scorse ore è circolata una nota del consigliere Francesco Ventola che denunciava un mancato riconoscimento da parte della Regione Puglia delle cosiddette zone carenti, pari a 5 unità di medici convenzionati dal 118 per la postazione fissa medicalizzata di Canosa ed altrettante per quella di Trani. Io credo che creare allarmismo in questioni che riguardano la sanità è qualcosa che non fa bene a nessuno, non fa bene alla politica, non fa bene alle persone. In questo momento sicuramente c'è stata una corrispondenza tra gli uffici regionali e gli uffici della ASL che aveva qualcosa di non corretto. Su questo, e devo dire, ringrazio tempestivamente la dirigente della ASL BAT, Tiziana Di Matteo, perché ha subito preso in riferimento la nota che è arrivata e ha risposto agli uffici di riferimento dicendo che quanto indicato in questa nota non era conforme a ciò che è presente nella BAT. La Regione Puglia dunque è al lavoro per assicurare addetti ai lavori e cittadini. L'assessore Parese l'ha posta subito all'attenzione e sicuramente stanno riscontrando, ma hanno tranquillamente accertato che nulla cambierà nella ASL BAT.